Siamo qui con Antonio Crocco, coach della Laundromat Gaeta Futsal. Veniamo da una settimana di lavoro dopo la vittoria di sabato scorso in trasferta. La classifica adesso migliora, ma sabato viene qui l'Ardea Calcio a 5, una formazione temibile, quindi sicuramente insomma non sarà un match facile. Come si prospetta, mister? No, sicuramente non sarà facile Non è facile proprio fare questo campionato. Loro vengono da un buon periodo, hanno superato anche il turno di coppa, faranno la Final Four, quindi sicuramente saranno gasati per il risultato che hanno avuto. È comunque una squadra che ha vinto il campionato l'anno scorso, quindi sono partiti malino, però adesso con gli arrivi di Pulvirenti, di Paoligno, diciamo che hanno trovato un po' la quadra, quindi la squadra sta giocando meglio, quindi sicuramente sarà una partita molto difficile per noi. Com'è la situazione fisica della Laundromat? Qualche problema di troppo forse? Avremo Wagner a mezzo servizio, Stravato che martedì ha provato, stava bene, però comunque vengono tutti e due in attività di oltre un mese, quindi dobbiamo centellinare un po' i minuti a tutti e due, però comunque saranno aggregati già per sabato. Diciamo che ci sono un po' tutti per poter girare la squadra. Sì, sabato dovremmo essere al completo, anzi saremo al completo, e con il rientro appunto sia di Stravato che di Vagina. La partita di sabato scorso comunque ti ha comunque risvegliato, nel senso che hai visto una squadra diciamo migliore rispetto alle altre tornate precedenti, con rientro di un po' di giocatori. Diciamo che abbiamo giocato come abbiamo giocato non tanto col Colleferro, ma con la partita dopo con la Sanvitese. Solo che questa volta il secondo tempo è stato diverso, abbiamo giocato alla grande tutto il secondo tempo. Avevamo una rotazione in più rispetto alla Sanvitese e questo già ha fatto la differenza, perché comunque siamo riusciti a ruotare con tre persone in panchina e non due, e quindi questo ha fatto la differenza. Ciampino mi ha fatto pure un'ottima impressione, devo dire la verità. Infatti il primo tempo è finito 2-2, vincevamo noi 1-0, loro hanno ribaltato, però nel secondo tempo noi siamo entrati proprio con quella voglia di vincere, lo vedevo, i ragazzi volevano vincere la partita, e poi il secondo tempo è stato proprio non voglio dire un dominio totale, però quasi lo è stato. Adesso sabato abbiamo deciso di arrivare quest'Ardea. A livello di mercato hai chiesto qualcosa alla società, oppure c'è possibilità che arrivi qualcuno? C'è possibilità, adesso si è riaggregato Marcello Pirolozzi, che stava con noi l'anno scorso e ha iniziato con l'insieme Formia, quindi si è aggregato con noi. Non sappiamo se riusciremo a tesserarlo già per sabato, perché il 15 domani ci potrebbe stare una buona possibilità di tesserarlo, quindi se riusciamo a tesserarlo sabato sarà con noi. E credo che arriverà un altro colpo, ma vedremo in questi giorni. L'anno prossimo allora? No, sì, inizierà per gennaio. Tesserà chiaramente da gennaio, quindi esatto. Sicuramente è questo. Bene, d'accordo, allora in bocca al lupo per sabato, speriamo insomma che sia sicuramente una grande gara, chiaramente una vittoria. Grazie.